ragazze, bentornate sul canale. Allora, oggi sarà un video Get Ready With Me. Mi truccherò con voi utilizzando praticamente solo cose nuove. Quindi iniziamo subito, inizio dagli occhi questa volta. Farò la base per ultima, stranamente, perché io faccio sempre un po' a caso, base, viso, passo di palo in frasca. Comunque, allora, inizierò dagli occhi e voglio utilizzare questa palette che vi ho fatto vedere nell'ultimo video haul, questa qui di The Balm, Meet Matte Shmaker, che è bellissima, è stupenda, cioè vedete, è stupenda, è veramente bella. Prima cosa vado a mettere il mio primer, che è questo qui di Wet n Wild, che mi piace molto, perché ultimamente non mi trovo molto bene con il primer di Urban Decay. Sapete che io utilizzo quasi totalmente il primer potion in Eden, quindi quello mattificante, però ultimamente mi fa le pieghette. Cioè, se mi avrete visto magari in qualche vlog, io spesso lo utilizzo solamente da solo, fissato con dell'ombretto panna, quando per tutti i giorni, cioè non sto lì a truccarmi. Ultimamente non mi sto truccando tantissimo, devo dire, anche voi. So, io vado molto a periodi. Mi trucco in base all'esigenza, ecco, in base all'esigenza. Adesso prendo un pennellino che ho utilizzato ieri per utilizzare questa stessa palette e vado a prendere questo colore qui sopra, che si chiama Matte Chavarin. Matte Chavarin, questo qui, e vado a fare la mia sfumatura nell'occhio, una palpebra mobile. Sono un po' scema oggi. Proprio qua, e vado a sfumare bene, bene, bene. Mi piace questa palette, è molto bella. Non ha moltissimi colori, devo dire. Una ragazza mi ha anche detto che non la ispirava perché le ciandine sono piccoline. Sapete che è un problema che io non mi pongo quasi mai, perché difficilmente vado a terminare un ombretto, quindi è proprio una questione che non mi pongo, a meno che la palette non costi l'ira di Dio e le cialdine siano veramente minuscole, minuscole, o ci sia magari qualche trovata marketing, allora lì mi infastidisco più per la cosa, più per l'averlo fatto in maniera losca. Un po' di tempo fa era uscita fuori una questione sul quantitativo di ombretto presente per ogni cialda, non mi ricordo che brand fosse, che solitamente c'era un tot di quantitativo e in quella palette precisa ce n'era molto molto di meno, ecco. Lì ci vedo la malafede e quindi mi dà più fastidio la malafede che il fatto che ce ne sia pochissimo, perché tanto c'è veramente, non è che io vado a finire un ombretto. Guardate questo colore quanto è bello, ma poi è veramente molto 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 pigmentato. Mi piace moltissimo e tiro su anche la sfumatura qui sulla palpebra fissa per aprire di più lo sguardo e continuo a sfumare, sfumare, sfumare. Intanto sfumo anche nell'altro occhio, vado a creare la mia sfumatura basica molto ampia. Mi piace tantissimo questo colore, è veramente molto bello perché è tra un rosa, è veramente molto molto pigmentato e si sfuma anche molto facilmente. A questo punto con lo stesso pennello vado a prendere un altro colore, che è Lisa Campbell, che è questo viola satinato scimmerino di quest'altra accoppiata. Ecco, io vado a scoppiare tutte le coppie, vado a farle scoppiare, vado poi a utilizzare anche la parte shimmer accoppiata al mio Matte Chavarin. E vado a prenderlo con lo stesso pennellino, lo picchietto proprio solo nell'angolo esterno, leggermente, senza che sia troppo intenso, proprio con questo pennello ampio. Questo è un vecchio pennello di Kiko che mi piace molto, cioè veramente, penso che l'abbiano rifatto uguale, cioè non è che cambi moltissimo. E vado a picchiettarlo qui giusto per andare poi a intensificare bene. Questi due colori sfumati insieme mi piacciono un sacco, mi piacciono veramente tanto. La transizione che vanno a creare mi piace tantissimo. Tra l'altro, allora, devo notare che Lisa Campbell è un pochino più polverosetta, cioè ha una texture più polverosa, infatti mi fa anche un pochino di fallout rispetto alla colorazione matte, che è decisamente più pigmentata, con una texture molto, molto migliore secondo me. Adesso sfumo, sfumo ancora, giusto per dare un pochino più di intensità, e poi vado a cambiare sia il pennello
sia il colore, vado a utilizzare, adesso vado a utilizzare Kate Sharavaran, quindi questo colore molto 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 chiaro, e vado a utilizzare un altro pennello. Prendo questo pennellino di Ubu, che è bellissimo, a me piacciono un sacco i pennellini di Ubu, questo qua è il numero 25, perché sono veramente molto, quelli piccolini, sono veramente molto di precisione. Questo qua è il 25 e il 31 sono i colori che, sono i pennelli che utilizzo maggiormente. Il 31 io lo adoro per applicare il cabrao sulle sopracciglia, mi piace tantissimo perché è veramente di precisione, cioè ha proprio una bella sezione, una bella forma, proprio bello. Adesso vado a tamponare Kate Sharavaran su tutta la parte interna dove non sono andata avanti con tutta la sfumatura. Lo tampono e non lo tiro perché tamponandolo risulta molto molto più luminoso rispetto a che se lo tirassi, ecco. Invece così rimane bello luminoso rispetto a tirandolo. Ecco, se volevo avere più luminosità potevo utilizzare la mia base cremosa che mi ero anche portata dietro, ma mi sono dimenticata come al solito. Non so se anche voi vi dimenticate sempre di utilizzare la base cremosa. Io metto il primer e se non sto attenta, se non è un colore particolare che so già che mi dà problemi, che non è bello bright, me lo dimentico sempre, sempre, categoricamente me lo dimentico sempre. Adesso lo applico anche da questa parte, sempre tamponandolo dalla parte interna verso l'esterno, senza andare troppo sopra la mia sfumatura. Ora, per andare a eliminare stacchi di colore, vado a prendere Matte Sharavaran con un pennello, bah, io mi stavo per accecare, con un pennello pulito, e vado a eliminare eventuali stacchi di colore. Vado a sfumare bene in modo che non ci siano stacchi e sfumo bene. Devo dire, allora, questa palette mi piace molto perché ha un'ottima qualità, soprattutto i matte sono fantastici, sono veramente bellissimi. E quindi mi piace tanto. Avrei preferito più colorazioni, ecco, se devo essere sincera, 12 colorazioni la trovo veramente super super risicata, cioè ottima perché ha una bella varietà di colori, però avrei preferito anche altri colori, boh, non so, magari altri 12, forse, ecco, volevo una palette un po' più grossa forse. E adesso, dopo aver sfumato bene anche da questa parte, vado a ripassare il colore più bright, Kate Sharavaran, che avevo appena utilizzato, lo vado a ripassare solo nella parte interna, dove magari si è un pochino più spento sfumandolo, tipo qui in questo occhio si è un pochino più spento, quindi lo vado a tamponare maggiormente per ridare vigore, luminosità, ecco, soprattutto nella parte interna, mantenendo poi la sfumatura in modo che sia molto molto omogeneo. Invece sull'arcata vado a utilizzare Matte Lemons, che è questo panna matte molto pigmentato, e lo vado ad applicare qui su tutta l'arcata. Io ovviamente avevo già fatto le sopracciglia con il mio amato cabrao, perché sapete che io lo adoro. Tra l'altro, ragazze, cioè io lo sto utilizzando veramente ininterrottamente, tranne magari qualche volta che provo qualche nuovo prodotto, però il cabrao, cioè se dovessi ricomprare un prodotto, ricomprerei sicuramente il cabrao. E lo sto utilizzando da quando è uscito e funziona benissimo, cioè con qualche accortezza in più, sì, si stava seccando, no, non l'ho portato, se no ve lo facevo vedere, cioè ne è rimasto veramente pochissimo, si stava seccando, e per farlo rinvigorire ho utilizzato uno struccante oleoso ed è tornato alla perfezione, cioè veramente perfetto, e lo utilizzo veramente quasi tutti i giorni. Vedete che qua c'è un po' di fallout, per fortuna che stranamente ho voluto fare la base dopo, io solitamente la faccio sempre prima. Adesso prendo la mia matita nera di Diego Dalla Palma e vado ad applicarla nella mia waterline. Questa matita mi piace molto perché è veramente molto nera, e poi vedete come scrive, cioè io spero si veda, ma scrive fantasticamente, bella nera, e scrive su tutta la waterline tranquillamente, cioè vedete, scrive tranquillamente. E poi la vado a passare anche nella parte superiore leggermente,
È veramente un'ottima, ottima matita nera, infatti la sto utilizzando tantissimo. Adesso, prima di andare a truccare la parte inferiore, vado a pulirmi per poi fare la base e poi solo dopo aver finito la base, messo il correttore e tutto, vado a finire la parte inferiore perché preferisco avere già tutto a posto qui sotto per poi dopo truccare e sfumare bene perché voglio la parte sotto bella intensa. Allora, siccome mi sento molto lucida il viso, vado a utilizzare il primer di Benefit, il Pore Professional numero 04. Pensavo all'inizio fosse un po' troppo scuro e invece non è neanche così tanto scuro. Io veramente ne utilizzo veramente poco, che metto solamente qui dove ho i pori dilatati. Sì, forse la 3 sarebbe stata la mia colorazione perfetta. E lo vado a stendere proprio solo qui. Io sono una fan, utilizzo da anni il Professional classico, quello trasparente che c'è da sempre. Quello mi piace tantissimo, veramente tanto. E invece come fondotinta voglio utilizzare questi due nuovi fondotinta che mi sono stati inviati e vado a scegliere, allora sono, uno è la 200 e questo è la 300. Io vado a utilizzare la 200 perché la 300 mi sembra un po' troppo calda, un po' troppo scuretta per ora, e lo vado a stendere poi con questa spugnettina in silicone di Astra, spugna trasparente in silicone per l'applicazione di fondotinta liquidi e creme, facile da lavare con un semplice oggetto. Io questa qua è nuova, non l'ho mai utilizzata, ne avevo già utilizzate un paio, questa qui di Astra. Sapete che Astra adesso ha rifatto tutta la linea make up, qui purtroppo non l'ho ancora trovata, ma non vedo l'ora di provare qualcosa, soprattutto le palette di cui vi avevo parlato, che sono qualcosa di fantastico. Lo metto qua, così poi riesco a dosarlo meglio. Ne metto un pochino qua. Questo è uno degli ultimi fondotinta di Yves Rocher, penso l'ultimo. È il Pure Light Nude Detailing Hydratant. E adesso ne ho messo veramente pochissimo, perché io ultimamente, poi con questa qui, con la spugnetta in silicone, veramente ne basta veramente poco. E ultimamente io sto utilizzando veramente poco il fondotinta. A parte truccarmi veramente poco. Qui c'è ancora un po' di fallout, però adesso lo nascondiamo. Sì, dipende dalle volte. A volte sono più ispirata, però per la vita di tutti i giorni, veramente, poi con la palestra, andando in palestra tutti i giorni, se sono già truccata bene, però se no non è che mi trucco per andare in palestra, cioè a volte invece se capita di andare dopo un video, mi capita di andare tipo Moira, tutta truccata, con ciglia lunghissime, se no come un mostro, ecco, non c'è la via di mezzo. Allora, mi piace molto la spugnetta, perché lo applica veramente molto bene e non c'è un minimo di spreco. Non voi le utilizzate queste spugnette in silicone? L'anno scorso erano uscite, cioè erano partite alla ribalta e poi tutte le hanno fatte, poi non se ne è più sentito parlare niente. Vedete che mi sento proprio il viso molto, perché oggi fa molto caldo, quindi lo sento veramente con pori dilatati, pieno di poco uniforme. E quindi preferisco sempre, lo metto poco il fondotinta, se no preferisco sempre fondotinta molto leggeri, tipo questo, o tipo oppure utilizzo tantissimo il Double Wear Nude di cui vi ho fatto il video. Ecco, quello è il fondotinta che sto utilizzando tantissimo in questo periodo, perché è veramente molto leggero e poi ha anche un SPF alto, buono, anche quando c'è il sole, cioè mi sento protetta, quando lo metto mi sento protetta, non devo per forza utilizzare una protezione, cioè vedete che ne ho messo pochissimo e cioè riesco, sto riuscendo a fare tutto il viso. E quindi prediligo sempre un fondotinta che abbia la protezione solare. Questo non ho visto se ce l'ha o non ce l'ha. No, questo mi sembra che non l'abbia, non ha la protezione. Tra l'altro 6 mesi dall'apertura, è veramente poco 6 mesi dall'apertura. Cioè veramente pochissimo. Ne applico ancora un pochino qua e poi manca tutta la fronte che ci siamo dimenticate. Cioè io mi sono dimenticata. Però come coprenza lo vedo veramente molto leggero e molto, molto naturale. Cioè con questa spugnetta devo dire che riesci proprio a stenderlo e a sprecare proprio zero prodotto, cioè non ne sprechi niente, perché quello che metti lo applichi, cioè non sprechi niente, non sprechi.
Ne metto ancora un altro goccio per la fronte, per le ultime rifiniture. Ok, ho applicato il fondotinta, si è già asciugato, devo dire. Allora, pro che non sprechi prodotto, contro è che non sento il prodotto amalgamarsi bene con il mio viso, cioè non mi dà la stessa soddisfazione che mi dà la spugnetta, ecco. Non lo so, devo ancora provarla maggiormente per farmi un'idea. Adesso prendo il correttore e voglio utilizzare il correttore, questo qui di Benefit, il Boeing. Vado ad applicarlo solo sulle mie occhiaie. Oddio, non si vuole aprire. Perché non si vuole aprire? Ok, si è aperto. Vado ad metterne proprio un pizzichino solo sulle mie occhiaie. Io il Boeing l'ho sempre utilizzato. Ah no, sì, il Boeing, sì, è il Boeing. Lo metto solamente qui, nella parte interna del mio occhio, proprio sull'occhiaia. Non mi fa impazzire il fondotinta, non mi fa impazzire. Tra l'altro, secondo me è anche un pelino scuro. Perché mi fa, vedo un pochino di stacco sul tra il collo e il mio viso. E adesso comunque vado a tamponare bene il correttore. Invece il correttore mi sta piacendo molto, perché ha coperto proprio tutte le mie occhiaie ed è veramente molto sottile. Cioè lo vedo veramente, veramente molto, molto sottile. Il fondotinta, secondo me, è che non sono abituata al metodo di stesura. Con quella spugnetta, secondo me, non mi ha soddisfatto per quello. Secondo me lo devo riprovare meglio il fondotinta, perché ne ho sempre sentito parlare strabene. Quindi, secondo me, è la spugnetta. Siccome mi vedo un po' troppo stacco con il collo, vado a prendere un altro poco di fondotinta e vado a sfumarlo bene anche sul collo, perché secondo me è un po' troppo, la colorazione è troppo scura. Infatti è veramente molto scura rispetto al mio incarnato, però sfumandolo bene si nota di meno, si nota di meno. Già così lo vedo meglio rispetto a prima, perché era veramente troppo troppo scuro, cioè vedevo troppo la differenza ed è una cosa proprio che non mi piace, non mi piace proprio, ma è proprio la colorazione troppo scura. Un attimo che mi abbronzo un pochino di più e già torno a posto. Per fissare il correttore vado a prendere questa cipria stupenda di Equilibria, Love's Nature, nella colorazione 101, UC101 Miele. Questa è una cipria, ragazze, con una texture meravigliosa e la vado ad applicare su tutto il mio contorno occhi. Mi piace tantissimo perché è leggerissima, la colorazione è leggermente più chiara del mio incarnato ed è impercettibile, quindi la vado ad applicare proprio su tutta la mia parte superiore del viso e anche un pochino sul naso. E stop, ultimamente sto utilizzando veramente la cipria lì dove ne ho bisogno, quindi qui ai lati del naso, sul naso, quindi cioè, tanto non andrò a fare contouring marcato o cose del genere. Però questa cipria è qualcosa di fenomenale, veramente fenomenale. E ovviamente anche qui, leggermente pigmentata, ma quel pigmentato che con il mio incarnato è perfetta, veramente perfetta. E mi va a eliminare tutta la lucidità e mantiene proprio matificato l'incarnato. I capelli li eliminiamo. E già mi piace molto di più, la cipria è fondamentale, questa è veramente fantastica, veramente fantastica. Poi adesso vado ad applicare il blush e un pochino di terra, questa è la cipria, è favolosa, provatela perché è qualcosa di fenomenale. E mantiene proprio il lucido, cioè mantiene proprio matificato, quindi tiene proprio sotto controllo il lucido se avete problemi di lucidità come me. Invece come blush voglio provare questo blush nuovo di Milani che mi è stato spedito. Io tra i miei blush preferiti ho i blush Coty, quelli mauve, quelli con più colori. Questo è un unico colore ed è luminoso 05, è bellissimo, è stupendo. A me i blush di Milani piacciono un sacco, cioè guardate che bel colore. Cioè, è stupendo, è veramente bellissimo. E lo vado ad applicare su tutte le mie gote. Vedete che non ho ancora finito gli occhi, ma finisco almeno la base viso, dai. Non è iperpigmentato come gli altri, però
Però è molto luminoso, cioè è veramente molto luminoso, cioè vedete che è più, ha una luminosità tipo dorata, è molto bello, non è strapigmentato, è molto naturale, è un pesca molto molto naturale e mi piace moltissimo. Adesso devo finire subito gli occhi perché così sfatti, metà fatti e non fatti sotto, non mi piacciono proprio. Prima di terminare con gli occhi vado a prendere questa terra di Yves Rocher che mi piace, che la sto utilizzando da poco, vedete che è molto molto calda, quindi non l'ho utilizzata subito perché mi faceva un po' paura e vado ad applicarla proprio poco poco qua, poco 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 qua, sotto lo zigomo, ma proprio poco, e vado ad applicarla anche qui. Ultimamente io ho abbandonato il contouring selvaggio. Cioè, lo faccio veramente molto 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 leggero e non lo faccio neanche su tutto tutto il viso. Poi l'ultima parte dove lo faccio è qui all'attaccatura dei capelli, perché sapete che il mio amico frontone ha bisogno di essere un pochino mimetizzato e quindi qui non mi dimentico mai di applicare un pochino di terra, ma proprio poco poco, cioè leggermente, anche perché non è che devo andare a ballare o a fare cose strane, cioè un trucco abbastanza, cioè, ma abbastanza leggero. Vado a finire finalmente gli occhi, truccare la parte sotto. Vado a prendere Matte Campbell, questo marrone scuro, molto molto scuro, e lo vado a prendere con questo pennellino di Dior angolato e lo vado a fissare qui nella parte esterna dell'occhio, qua, e lo sfumo bene dall'esterno e lo porto verso l'interno. Una volta finito di sfumare il colore più scuro, vado a riprendere Matte Chavarin e lo vado a risfumare sopra per rendere il tutto un po' più caldo. Mi piace di più sfumato, sfumare più colori, mi piace sempre di più. E porto verso l'interno dell'occhio senza arrivare fino alla punta e lo sfumo anche con il marrone più scuro. Così mi piace moltissimo. Sfumare due colori nella parte inferiore. Mi piace moltissimo. Già sfumando l'ombretto nella parte inferiore, già mi piace molto molto di più. Adesso vado a terminare prendendo l'ombretto quello luminoso, rosino, super super luminoso, e vado a tamponarlo per l'ultima volta per rendere tutto un po' più luminoso e anche andando ad applicarlo nella parte interna, proprio sulla puntina, l'angolino interno dell'occhio, che mi piace sempre molto. Quindi lo tampono qui per ultima, come ultima volta, e poi lo porto anche qui nell'angolino proprio esterno qui. Mi piace moltissimo così. Vedete che è molto molto più bright, ecco, ha bisogno di essere un pochino più tamponato più volte. E lo faccio anche dall'altra parte, lo vado prima a tamponare qui nell'angolo interno. E ora per terminare gli occhi vado a mettere 3,5 kg del mio mascara preferito del momento, che è il Lash Alert di Aiko. Come mi piace, cioè guardate, allora lo scovolino ragazze è super super normale, cioè io non gli avrei dato mezzo euro, cioè non mi sarei aspettata questa grande cosa sinceramente. E invece adesso vedrete, è quello che ho su, quello che utilizzo ultimamente tantissimo. E spesso anche su Instagram me lo chiedete, mi chiedete Vicky che mascara hai su? Tra l'altro ragazzi sembra che abbia fatto la guerra, cioè non so se anche voi avete i mascara, cioè pieni zeppi di mascara, sembra che abbiano fatto la guerra. E invece no, non hanno fatto la guerra, sono semplicemente perdono un pochino e io non li pulisco. Mi piace tantissimo perché allunga da morire, cioè allunga tantissimo, cioè io lo vedo da qua sotto e allunga tantissimo. Il blush, ragazzi, mi piace tantissimo. Mi piace molto e ultimamente sto utilizzando tantissimo il viola negli occhi, anche oggi, cioè vedete anche poco, però si vede un pochino la sfumatura viola, utilizzando lo shimmerino proprio all'angolino, dà proprio un allure viola che mi piace tanto. E adesso vado a mettere i miei 3,5 kg di mascara e poi il rossetto. Cioè, vedete ragazze che ventagliata che mi fa? Mi fa una ventagliata che mi fa impazzire proprio. Cioè, mi piace un sacco questo mascara.
Tra l'altro l'ho trovata, che è tutto qualcosa, l'ho trovata anche da Sephora, questo qua, il Lash Alert Mascara. È veramente figo, mi piace, è caduto anche il mascara. Mi piace veramente tanto. Adesso ragazze, un dramma, perché io vorrei utilizzare un rossetto di Fenty Beauty, questo qua, bellissimo. E, solo che non so se ci sta bene, perché allora, per starci bene, utilizzerei questo che io sto amando alla follia, che è di Estée Lauder tra i nuovi, ed è il 401 Burnt Raisin. È stupendo, è quello che mi vedete sempre indosso. Invece io volevo utilizzare questo, che è bellissimo. È un fucsia, secondo me ci sta bene, secondo me ci sta molto bene e io adesso lo andrò a provare. Secondo me ci stava meglio l'altro, però questo gli dà una marcia in più, ecco, cioè secondo me questo è un po' più vivo, insomma, dai. Secondo me non ci sta benissimo. Allora, il colore è stupendo, è veramente bellissimo, ma secondo me con il trucco occhi non ci sta bene. Ecco, questo è un rossetto, ma non vi ho detto il numero, che qual è? È Candy Venom, colore stupendo, ragazze, veramente bellissimo, ma secondo me è un nude, ci sta meglio con questo trucco occhi, perché questo è il tipico rossetto, secondo me, che sta con un trucco veramente molto basic sugli occhi, magari anche solo con l'eyeliner, o un trucco veramente molto leggero, con magari un ombretto luminoso, tipo con questo qua di Colourpop, secondo me ci sta da Dio, che è amaze. Lo tolgo e mettiamo l'altro che secondo me sta meglio. Anche se con i capelli già in avanti mi piace di più, però secondo me quello nude sta meglio. Lo vado a togliere, anche se il colore, ragazzi, è qualcosa di fenomenale. Anche la texture, la pigmentazione, ragazzi, mi è bastata fare bello, vado a togliermelo. Diciamo, ragazze, che questo è decisamente meglio, si sposa meglio, ecco, con tutto il look. Mi piace tantissimo, anche questo lo sto utilizzando davvero tanto, mi piace tantissimo. Mi piace tanto come è venuto fuori questo make-up. C'è abbastanza intenso, ma non troppo. Poi questo rossetto mi piace tantissimo, anche il blush è fantastico. Niente, ragazzi, io spero che vi sia piaciuto questo look. Fatemi sapere se volete vederne di altri, se volete vedere qualche altro prodotto in azione. Io ho cercato di utilizzare tutti i prodotti nuovi. Volevo tanto utilizzare anche il rossetto di Fenty, ma purtroppo non ci stava molto bene. Però perché è proprio un rossetto che ha bisogno del suo look già studiato dall'inizio, ecco, è molto 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 forte, molto molto vibrante. Questo invece è un nude che io sto adorando, il 401, che secondo me sta bene sempre. Io lo sto utilizzando tantissimo, anche sulle mie foto di Instagram ho spesso questo colore qui, perché lo trovo veramente molto elegante, molto chic e mi piace molto. Anche questa palette mi piace tantissimo, la palette di The Balm mi piace tantissimo. Fatemi sapere cosa ne pensate, se vi è piaciuto il look, se volete vedere altri video, e noi ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao.